Amici di Rosso Parma, ai margini del Premio Sant'Ilario, un riconoscimento che quest'anno è andato anche ai cosiddetti angeli del fango, una generazione di ragazzi che quasi per caso il mondo adulto si è trovato a scoprire il 13 di ottobre. Ne parliamo con due rappresentanti, tu sei? Federico Azzali, rappresentante dell'ITIS. Ah, e tu? E Martina Gatti, rappresentante del giornale. Insomma, alla fine un bel giorno il mondo adulto si è svegliato e ha scoperto che esistete. Qual è la tua riflessione sull'argomento? Cioè, come ti sei sentito e a cosa ti siete chiamato oggi? Ma sicuramente è stata una manifestazione, un'espressione di responsabilità da parte di noi ragazzi più giovani, una generazione che a mio parere viene molto contestata anche per il fatto che siamo tutti nati con la generazione tecnologica, come si dice, quindi cosiddetti nativi digitali siete. Esatto. E secondo me questo periodo in cui ci hanno chiamato, diciamo, angeli del fango, è stato molto utile a noi per, diciamo, riscattarci e prendere una posizione importante anche nel punto di vista di delle persone che ci consulteranno qui magari. Senti, ma questo come aperitivo, chiamiamo a una chiamata di maggiore continuità? Questa è una società che ha veramente bisogno di linfa vitale nuova, ha bisogno di voi. Come agire? Continuando a stare insieme, tutti uniti e portando avanti la nostra generazione. I social come strumento di aggregazione, quindi anche? Sì, social, telefoni, tutto. E abbiamo anche un gruppo di Parma di cantanti che cantano per il rap di Parma e ci aiutano e portiamo avanti la nostra generazione. Perfetto, ti ringrazio.